quella con Trignelli, allora, intanto è mancato il tuo gol, cioè qui ci eravamo abituati prima che ci fosse la sosta, ma poi che approccio è stato quello del primo tempo? Non avevo mai visto una squadra così dismessa, così nervosa pure, perché comunque l'avete perso il primo tempo anche sul piano del nervosismo, vi siete disuniti. Che cosa è successo il primo tempo, Nicola? Sì, non c'è da trovare alibi, la realtà è che abbiamo approcciato nel miglior peggiore primo tempo che si poteva giocare. Abbiamo fatto degli errori che il nostro allenatore ci aveva detto di non fare, quindi di oggi salvo veramente la seconda parte della partita dove abbiamo fatto quello che dovevamo fare il primo tempo, dovevamo rischiare tanto di meno nel primo tempo per cercare di portare la partita più lunga possibile col risultato. Quanto vi è mancata la partita, il campionato, queste 6 settimane? Hanno avuto, è vero che sono state comode per inserire i nuovi, per far rifiatare chi era un po' in affanno, però bisogna giocare, insomma, per ritrovarsi, per fare il gruppo. Sì, quello sicuramente, però ti dico che in queste settimane, in 6 settimane che siamo stati fermi, abbiamo lavorato tanto, abbiamo inserito dei nuovi giocatori. Non è facile mai cambiare 4-5 giocatori a dicembre, però abbiamo avuto modo di lavorare in questa sosta. Ti ripeto, è stato un approccio sbagliato come quello che succedeva a inizio campionato, al girone di inizio. Ecco. E adesso ci sono altre 4 partite in 30 giorni. Sì, prendiamo quello che è di positivo, quello che è il secondo tempo, e dopo questo primo tempo cercare di non fare più questo errore di approcciare male la partita. Grazie. Grazie a te.